Dai, Baloture, ma dove ti hanno preso all'oratorio a giocare, dai! When they see me enter in goose, Babala no enter omade, then go start to envy Amwaye. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Empoli-Milan. Siamo qui con Rossi Junior e Rossi Senior. Ciao Rossi. Ciao, ciao a tutti. Sento una scorreggina incredibile. Ma l'hai fatta tu? No, assolutamente no. Capito. Emozioni, sensazioni, vibrazioni. Partita, secondo me, rognosetta. Secondo me da vincere, no, da vincere. Ah, okay, da vincere. Okay. Poi sono tutte rognose. Tu mi insegni che se vai a vedere i risultati dell'Empoli, comunque ne ha vinta solo una, questo va detto, però sempre rognosetta, le ha pareggiate praticamente tutte, cioè ha sempre venduto cara la pelle. Ci sarà anche il contributo ogni tanto con la voce fuori campo del Rossi Senior, come la Jalapas, per intenderci. Esatto. Ci sarà un contributo interessante, lo metteremo. Che possiamo dire che prima dell'intro ha già sentenziato su Tomori. Prego, regia. Chi è quello lì? Tomori? Sì. Cioè, lo davano per un campione, un forte e tutto, però beh, non mi sembra un grande... Attenzione, critiche. Bastano due partite. I Rossi Senior. D'altronde ho preso, insomma, da qualcuno. Non è che... Il Balo Touré Day! Baloture Day. No, secondo te, adesso dimmi, secondo te la mette Baloture? Parliamo della palla, vero? Sì. Ok. Sì. Allora, secondo me si porta a casa un bonus. Non so se un gol o un assist. Attenzione, Tatarusano, oddio! Madonna, che portiere! Manacciato di Tatarusano! Si accartoccia Tatarusano. Sì, ho capito, ma a parte questa uscita da pazzo... Ma lì la palla è alta, lì andare con la mano ad aprire la ma mano. Sì, ma non mi dà sicurezza. Oddio, Oddio! Siamo proprio appesi a un filo con Tatarusano in porta. Dai, ma no, ma era Sale Makers. Certo, non c'entrare la porta da lì è proprio da mediocre, dai. Non puoi dirmi che non è da mediocre. Ma come la tira male? Perché gli è rimasta, secondo me, gli è rimasta un po' sotto, però... Cioè, aveva tutto... Lui era tutto a destra, quindi hai tutto l'angolo della porta di là. No, più che altro... E siamo sempre alle solite, cioè... Più che altro non ha voluto usare l'altro piede. Bello, dai! Dai, Sale Makers! No. Questo è più bello. Non poteva tirare così anche l'altro? Eh sì, infatti. Più che altro già almeno tre palle gol belle nitide, eh. Oddio! Oh, no, ma perché la buchi sempre? Sei alto 1,90 m, per Dio! La cosa che dà fastidio è che ogni volta creiamo quelle 3-4 occasioni e non siamo capaci di fare un gol subito. Perché poi passa il tempo, passa il tempo e poi la partita diventa sempre più difficile. Quello che si fa male, il rigore, cioè... Bastava che segnasse Leao, che era più facile segnare che sbagliare. O Sale Makers, tra l'altro. Che telare, cioè la classica faccia che fra 10 anni, gli youtubers che ci saranno fra 10 anni nella top 10 dei bidoni del Milan. C'ha proprio quella faccia lì. Proprio quella faccia che va dentro dritta nella Hall of Fame. E al primo posto di questa speciale classifica c'è Charles De Ketelaere, pagato 35 milioni di euro. Sta partita inizia a puzzare di merda, da che sembrava la partitella dove è quasi una sgambata. Traversa, vabbè, questa partita è maledetta, dai. Classica partita maledetta. Secondi di niente, ha tirato bene. Per come era partita mi sembrava anche altissima, invece si è abbassata. Era forte e si è abbassato. Poi mai una volta che prendiamo la traversa ed entra, è sempre traversa fuori. Anche col Napoli, due traverse, tutte e due traversa fuori. Adesso entra pure questo che è un rompipalle. Per me si può arrivare a soffrire l'ingresso di Bairami? Io non lo so. Ma adesso noi giocheremo solo così perché... Oddio! No, non ci credo. Oddio! Tata c'è, Tata c'è.
Ringraziamo che se l'è mangiato Bairamian. Dai, 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 gol mancato, gol subito, gol mancato, gol subito. Deviazione, no! E tutte le volte riescono a metterci la pezza. Cioè, guarda, guarda di palle. Cioè, gli è rimasta in mezzo alle gambe. Cioè, io veramente. Deviazione con la palla destra, incredibile. Ma vai a cagare, va, ma vai a cagare, va. Brahim Diaz, dei miei coglioni, dai, tutte le volte così. Tutte le palle buone, dribbling contro dribbling, ma pensa prima cosa vuoi fare. Non puoi sempre arrivare lì che provi mille dribbling e non ti riescono. Gol. Rebic! Rebic! Io l'ho detto in anteprima, che bravo Leao. Aveva detto che questo quando sta bene. Vabbè, diciamo che se sbagliava questo, andavo, giuro che andavo a Empoli. Ho capito, papà, porta vuota, non è che ha fatto un gol in rovesciata. Bravo, guarda qua. Cioè, bravo è stato Leao qua. Qua il grosso l'ha fatto Leao. Vabbè, difesa dell'Empoli che ha dormito. No, più che altro che lui era palesemente in fuorigioco, ma sulla rimessa laterale c'è il fuorigioco e l'Empoli ha dormito. E bravo anche Leao a non cedere alla tentazione di tirare in porta, Cos'è che sta aspettando Aureliano? Cosa sta aspettando? Dai, su, fai ripartire. Sei lì, fai check, mica check. Ci sarà il fuorigioco geografico di Lea. Mamma mia, ce la siamo portati a casa, dai. Buono, buono. No, dai, per favore, smetti. Stai facendo di tutto stasera, Oddio. E giù a ridere, mamma mia. Giù a ridere, grazie. Erano anni che non mi divertivo così. Comunque, ottimo clean sheet di Tarrugiano, Ma se penso che Destro è l'attaccante che ci ha segnato di più negli ultimi 3 anni, è incredibile. Subito in pompa magna. Ma sei rientrato oggi dall'infortunio e sei già così fluido. Ti dico la verità, temo il pareggio. Oh, madonna. Guardando la partita è così, Tuo padre sembra che l'abbia programmato io per farti innervosire. Esatto. Allora ascoltami, all'85esimo devi dire che temi il pareggio. Ti dico la verità, temo il pareggio. Tu immagini che scopri che ha un bigliettino scritto da me. Sei il suo autore. Dai, ma Touré, ma dove ti hanno preso all'oratorio a giocare, dai. Oddio, mi mancava l'intro del video, grazie Steve. Gli puoi dire bravo che subito fa la minchiata. Guarda qui quanti sono. Guarda quanti sono, quello al centro, Oh mio Dio. Qua ringraziamo il santo di oggi, San Bairami. San Bairami. San Bairami, vergine e martire. Cuore. Mamma mia. Vecchio cuore rosso-nero. Comunque Bairami si è mangiato 2 gol, che ragazzi. Ipnotizzato da Tatarugiano 2 volte, Diamo, con quegli occhi, diamo i meriti. È come una sirena, lui col suo canto ipnotizza. Va a destro, va come la. Guarda cosa fa a destro. Qui è fallo. Qui da fallo. Mamma mia, dimmi te. È vicino qua. È vicino, sì. Oh, madonna. No, non ci credo. Ce l'andiamo a portare a casa, dai. Ottimo clean sheet di Tarrugiano. San Bairami. Ma come ha fatto a segnare sul palo di Tatarusano? Tatarusano è venuto di qua. Ma dai, ma non puoi prendere gol sul tuo palo, no. Così, dai, su. 4-2. 4-2 dell'Empoli. Ma sì, ma non è questione. Ma era anche bassa. Sul suo palo non può prendere sto gol. Era anche bassa, Voglio dire io, perché qualche uomo in più ci vuole. Ma non è l'uomo, la barriera è dall'altra parte, quel palo lì è del portiere, dai. È colpa di Tatarusano, che d'altronde abbiamo il portiere forte, la riserva è una pippa clamorosa e questi sono i risultati. Ah, porca Eva. Cioè, questo è un regalo, altro che il piedino di Bairami. Ha tirato sul palo del portiere, neanche forte, basta stare fermo, che la prendi. Rivofra, grazie per i 200 bitcoin. Dani, basta parlare. E ormai. Beh, gran pisciata di Tatarugiano qui. Gran bel pisciatone. Ma dai, che regalo, che regalo. All'Empoli. Il ballo Touré Day, chiedete scusa.
scusa Brogna, chiedete scusa. Guarda Brogna, che l'ha messa Balo Touré, Balo Touré l'ha messa, ed è giusto così. Tatarulano ve l'ha fatto solo annusare, me l'ha fatto, e poi alla fine ha segnato Balo. Dai Balo Touré, ma dove ti hanno preso all'oratorio a giocare, dai. Oddio, il Balo Touré Day. Aspetta, aspetta, oh no. Oddio, onside, onside, onside. Speravate fosse offside, invece è onside. Gufi maledetti. Oddio, Balo Touré, impazzisco. No, l'ho visto, non è... cioè almeno Balo Touré è regolare. Regolarissimo, regolarissimo. No, ragazzi. Godo come un cane, cazzo, come un cane. Ma fischia sta cazzo di fine, ma ancora fa giocare. Dai, e adesso lo fai andare. Oh, che bello! Che bello, che bello, cazzo. Ed è giusto così.